Continuiamo adesso con altre notizie. Dopo l'elezione del nuovo sindaco di Padova, la priorità è l'ospedale nuovo della città, una questione che scotta Padova. Cosa succederà? Ebbene, oggi ha parlato il presidente Luca Zaia, il presidente della regione, che in vista di un incontro con Sergio Giordani lo invita a leggere 7 anni di relazioni dalle quali comprenderà, dice, che non è possibile fare il nuovo ospedale sul vecchio. Allora sentiamo la situazione con le dichiarazioni di oggi. Il nuovo sindaco di Padova, Sergio Giordani, e il presidente della Regione Veneto presto si incontreranno per discutere il futuro del nuovo ospedale. La questione rovente per il territorio dovrà prendere una strada, ma quale? Con la giunta Bitonci la questione era risolta, ma con la caduta dell'amministrazione tutto il sistema era stato bloccato. Mancava solo la firma del comune per dare l'ok. Il commissario però non poteva firmare. Ora, con la nuova guida di Palazzo Moroni, le cose sono destinate al cambiamento. Giordani ha sempre detto no al nuovo polo dove era stato preventivato e ha sempre parlato di nuovo su vecchio. Per il presidente Zaia la strada non è percorribile e invita il nuovo sindaco a leggere 7 anni di carte in cui le relazioni dei tecnici illustri coinvolti indicano un'unica soluzione tecnica e non politica. Siamo assolutamente pronti, abbiamo relazioni tecniche, fra l'altro redatte da tecnici illustri, che ci dicono che l'unica soluzione è fare un ospedale nuovo in un'area. La soluzione di fare l'ospedale nuovo nell'attuale area del policlinico è stata scartata non dalla politica ma dai tecnici. Siccome questa idea è ricorrente ad ogni elezione, è toccata a me quando sono stato eletto nel 2010, poi al sindaco Bitonci, oggi al sindaco Giordani, invito il sindaco Giordani di vedersi tutte le carte perché nelle carte c'è già scritta la risposta.